due dei tre giurati, Giuseppe Battistone e Sandra Pizzini. Selezionato, vivi sezionati i cortometraggi. Vi saluta ovviamente anche Claudio Cupellini, che era previsto, non, aveva già detto che non riusciva a raggiungerci, ma che ha partecipato diciamo, virtualmente alla riunione di giuria. E ovviamente non vi diciamo nulla di quello che ci troviamo dopo, e forse neanche dopo. Io vi ringrazio di essere numerosi, mi scuso con quelli che sono rimasti fuori, però all'auditorio. Sì, esatto, cioè, per i disagi causati da purtroppo necessità. Sappiamo, però insomma, ce la stiamo facendo. E insomma, io non aspetterei molto, io volevo diciamo, salutare soprattutto gli autori, ma insomma vi chiamerò una alla volta legati ai vostri cortometraggi. Ma volevo ringraziare e invitare qui sul palco Davide Crudetti, Michele Aiello e Martino Aprile. Che sono stati tutor fondamentali di tutto il percorso della residenza. Per chi ha seguito il festival negli anni scorsi, di solito questa serata era dedicata al laboratorio, era di solito la serata conclusiva, il laboratorio che si svolgeva durante festival, un laboratorio molto intenso, rapido, veloce, e 4-5 giorni, invece quest'anno c'è stato un po' un upgrade del percorso, grazie al finanziamento di SIAE, abbiamo fatto una residenza artistica di 2 settimane, quindi i corti che vedrete sono stati realizzati nell'arco di un periodo più lungo del laboratorio, e soprattutto gli autori che abbiamo selezionato, abbiamo avuto più di circa una cinquantina di registi che si sono iscritti alla residenza, che hanno applicato per partecipare alla residenza, e gli autori che abbiamo selezionato sono autori che hanno già un'esperienza, un percorso di produzione, diciamo, sviluppo professionale del loro rapporto con la regia, con la regia documentaria. E quindi insomma, vedrete dei lavori che hanno sicuramente hanno avuto un tempo e anche un'esperienza per poter essere dei lavori più complessi e più completi in qualche modo. Michele Aiello e Davide Crudetti in realtà sono ormai 5 anni che partecipano a Laguna Sud come appunto tutor dei laboratori e della residenza, e quest'anno è stata un'esperienza bella intensa. 2 settimane di chioggia si sopravvive, no? Sì, è stata più anche più interessante rispetto ai 3 giorni, che erano molto intensi. Bisognava creare dei microgruppi che facevano dei cortometraggi anche alle prime armi, invece questa volta c'erano 6 professionisti, diciamo, giovani, che avevano già però un po' di esperienza, e quindi è stato molto interessante anche accompagnarli nello sviluppo di alcune idee. Ed è interessante anche andare a ritroso delle volte e capire da uno da dove è partito e poi vederli poi qua. Quindi chi ha avuto la fortuna di intercettare i ragazzi all'inizio del loro percorso, insomma, spero rimarranno sorpresi anche. Vabbè, ha già detto tutto Michele, è tappa fissa Chioggia per noi da un po' di anni. E quest'anno è stato anche più lungo e anche un po' più stimolante, forse anche per noi, che poi più o meno abbiamo la stessa età dei ragazzi che sono stati selezionati, quindi è stato anche un confronto molto bello per vedere, no, tutti quanti poi le carriere che ci aspetteranno. E niente, è sempre molto bello venire qua a fine estate. Martina ha fatto il laboratorio 2 anni fa, 2-3 anni fa ha fatto il laboratorio, 4 anni fa, che vecchio che sei. Martina è stato un po' il tutor locale, no? Ha cercato di portare i ragazzi in giro per Chioggia, e di solito Martino non dice niente. Anche questa volta, mantenere la tradizione per mantenere uno stile, cioè. Vabbè.
Allora io vi mando tutti i vostri posti, esatto, e via. E vi ringrazio, un applauso. Sì, bravi. Ricordiamo la... Sì, adesso. Non lo so, mi chiedo, cioè Martina c'è? Sì, sì, sì. Martina. Saluto anche Martina, che, a cui va un applauso enorme. Martina ha seguito tutta l'organizzazione, la logistica. Lo sappiamo noi. Sappiamo noi perché va questo applauso enorme. Grazie Martina, grazie di essere qui questa sera. E poi ci siamo dimenticati forse qualcuno, ma insomma ringraziamo tutti. E gli uffici comunali che hanno messo a disposizione. In sala ci sono ovviamente non soltanto gli autori, ma anche i protagonisti. Il dottor Draghi, credo la maggior parte insomma, dei protagonisti, che si vedranno per la prima volta. O quasi, insomma, hanno visto qualche montaggio, ma gli altri protagonisti della serata siete tutti voi, perché oltre alla giuria composta da Henry e Sandro e Claudio, l'altra giuria siete voi, la giuria popolare, quindi avete ricevuto, riceverete, come funziona, avete già ricevuto una scheda. Pronto? Sì. Tutti abbiano ritirato la scheda all'ingresso. Nella scheda sono evidenziati i nomi dei corti che vedrete con l'autore e sono messi nella sequenza della proiezione che andrete a vedere. Per cui potete anche associarli. Alla fine dei sei corti potete indicare uno solo, cioè il vostro preferito, sulla scheda. Fate una croce, fate un buco, fate qualcosa che si riesca identificare il nominativo. Alla fine delle proiezioni andremo a raccogliere tutte le votazioni, nel giro di 10 minuti faremo uno spoglio. Esatto. Allora, se votate due cortometraggi il voto è annullato, quindi votatene uno solo, perché non vengono contati tutti e due i voti, quindi votatene uno solo e alla fine appunto rapidamente cercheremo di arrivare anche al voto della giuria popolare. Adesso il premio della giuria popolare. E avremo il premio della giuria popolare, mentre il premio di Laguna Sud sarà un importante oggetto che poi dopo presenteremo come dovuto. E si oltre a Venezia, certamente il premio è la proiezione a Venezia, però c'è anche un oggetto molto importante che poi presenteremo. Bene, io inviterei qui sul palco gli autori dei cortometraggi che state per vedere, con un grande applauso, Luca, Elisa, Saverio, Ian, Matilde e Marta. Venitemi qua. Allora, io non mi ricordo l'ordine, datemi una delle schede che così poi vi metto in ordine. Allora, mettetevi in ordine, ce l'ho io. Ok. Tu non puoi votare però. Allora, il primo cortometraggio che vedrete è Ancora. O Ancora di Jan Stöcker, che è lui. Il secondo cortometraggio che vedrete è I giorni che ci separano dell'estate che viene di Marta Mancusi, ed è lei. Potete anche fare un applauso. Per Gianna, no, ma per Marta sì. Il terzo è 40 cavalli di Luca Cirillo. Siamo già in ordine. Perfetto. No, ma sono molto più organizzati di me. E il quarto è Celentano non può andare in barca di Saverio Cappiello. Limes di Elisa Baccolo. E Senza titolo, che non è un titolo ma è proprio Senza titolo, di Maria Matilde Fondi. Li vediamo tutti in fila e alla fine vi invitiamo a parlarne un po', perché la vostra capacità oratoria finale darà il tempo al contatore dei voti. Quindi chiedo gentilmente di votare subito appena alla fine del sesto corto. Sì, però non alzatevi i portatili. No, andiamo noi a ritirare le schede. Esatto, ci sarà tipo la questua, esatto, in chiesa, perché, insomma, per capirci, che consegnerà. Se potete lasciare anche un'offerta, diceva. Esatto.
oltre al voto potete anche lasciare un'offerta, così poi dopo noi andiamo bene. No, sento per l'organizzazione. L'organizzazione. Bene, buona visione, divertitevi. Grazie.